Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video e benvenuti nella nuova serie dove andremo a fare i boscaioli. Siamo nella mappa Belgique Profonde, abbiamo ovviamente comprato i primi mezzi per cominciare a lavorare con la silvicoltura. In questa prima puntata sono in compagnia di Michael. Ciao a tutti. E cominceremo a fare un po' di legna. Quindi abbiamo praticamente i primi mezzi, qui c'è il Deutz con il cassone dietro per la legna, poi beh, abbiamo i primi trattori per raccogliere legna, il tagliatronconi e la nostra bella motosega. Quindi cominciamo. Ok. Questa comincia a tagliare, io raccolgo. Sì, facciamo così. Ti aiuto a tagliare anch'io. Va bene, no, io taglio, tu raccogli per adesso, poi magari invertiamo i turni. Ci siamo situati in questo punto, come vedete, non siamo neanche lontani dallo scarico della legna e comunque dai, cominciamo. Qui tagliamo i primi alberi. Abbiamo ovviamente anche la Metro Mod, per chi non lo sa è una mod che permette allora di misurare attraverso il metro la lunghezza dei tronchi. Ora vi faccio vedere, eccole qua. Quindi piazziamo qui, poi ci spostiamo a seconda di quanto vogliamo tagliare e per vedere quanti metri diciamo facciamo. Abbastanza utile, ora la tolgo un attimo. Quindi cominciamo a tagliare da qui questo è il primo albero. Ok, devo un attimo prendere mano perché io ragazzi non ho mai fatto finora, non ho mai diciamo lavorato con la silvicoltura in Farming Simulator 17, quindi devo riprendere un pochettino mano. Ok, poi abbiamo deciso con Michael che le punte degli alberi le prenderemo, le porteremo, diciamo le lasceremo in un mucchietto e sempre se escono e non vanno via, ecco, sempre se appunto non... quando sono troppo piccole spariscono. Sì, bug infatti della linea del 2017 d'altronde. Allora, abbiamo detto 10 metri, va bene, ok, 10 metri, allora qui facciamo circa 9,99 metri, va bene, ok, tagliamo, perfetto, ok, vabbè, e qui ormai lì ci rimane un pezzo della punta, così più avanti, ok, metteremo i soldi da parte, compreremo una bella cipatrice piccolina. Allora taglio questo adesso. Perfetto. Intanto Michael qui ragazzi sta raggruppando per bene i tronchi. Ok, qui togliamo i rametti fastidiosi. Mettiamola qui. Oh oh oh. Perfetto. Allora, qui togliamo. Perfetto. Siamo un altro albero. Tagliamo questo, va. Poi ovviamente i tronconi, i pezzi di tronconi rimasti qua li togliamo con il mezzo apposta. Scusa. Vabbè. No, non è preso. No, infatti. Vai così. A giorni dovrà uscire Ad Eterra. Dobbiamo fare la seconda puntata. Ah sì, certo, dobbiamo registrare ancora. Comunque ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate mi piace perché per noi è molto importante vedere se vi piacciono i video. Ok, è sparita la motosega, scusate. Io non capisco perché la pinza io la chiudo e non si chiude. Metro Mod. Poi ovviamente di questa mod vi lascio il link in descrizione per chi vuole scaricarla. Ovviamente vi lascio il link in modo che ce l'avete così a molto vostra disposizione. Molto comodo, così potete tagliare i tronchi tutti uguali. 10 metri. Ah, e poi non faccio proprio preciso, comunque intorno ai 10 metri. Siamo lì. 10, 11, 12, facciamo a 20. Perfetto.
Sì, un altro se ne scappa sicuramente. Sì, sì, facciamo questo qui e basta. Dopo cioè, ci rimane la punta praticamente, lasciamo per il cipato che andremo a fare ovviamente nelle prossime puntate. Tagliato l'altra? Sì, sì, tagliato. Una, due e tre in tre tronchi. E poi c'è la punta pure. Andiamo a fare un altro albero. Sì, questo. Ok ragazzi, porto il carro a Michael, così intanto comincia a caricare la legna. Dove te lo lascio? Qui. Qui dove ce l'ho, sto togliendo io adesso il tronco, mettimelo qua. Qua avanti. Aspetta un attimo che... Dritto, così. Dritto? Sì, così sto un po'. Bello comodo. Va bene qua? Fare il retro è un po' impossibile. Ah, ecco. Va bene qui? Sì. Qui ragazzi intanto ho continuato a tagliare un po' di legna. Abbiamo un altro paio di alberi tagliati. Prova. Vado? Sì, 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 vai. Aspetta. Sì, vai. Vediamo un po'. Oh, perfetto. Okay. Vediamo se riesco a prenderne due. Vai, prova. Vediamo un po' se ce la fai. Un po' complicata, mi sa. No, è caduto. E vabbè dai, pazienza. Vabbè. Comprensibile, più che comprensibile. Scarica. Lascia. Sì, benissimo. Benissimo, no, ho tagliato un altro albero. Ora passo qui allo Zetor. Tagliamo un po' i tronconi. Vediamo un po' i tronconi dove sono. Eccoli qua. Vedremo questo carro quanto ci frutterà, ragazzi. Sì, infatti adesso stiamo a 81.000 euro per conto. Più avanti, ok. Perfetto. Abbiamo questo. Oh, non taglia. Ma perché non taglia questo? Vai, passiamo a un altro, va. Ok. Ok, qui possiamo lo Zetor, tanto adesso non ci serve. Bene ragazzi, adesso Michael mi ha lasciato il trattore per caricare la legna, quindi continuo un pochettino io. Capisco perché. Un po' storto, però beh, ci provo. Punte. Cosa? Ok. Ok, lo tolgo già da qua, mia. Ok. C'è... Ah, si è posto. Cazzo. Vai. Perfetto. Oh. Ok, l'ultimo tronco e poi portiamo direttamente a vendere. Vai.
lasciamolo così. Lasciamo Steyr un attimo qua. Ok. Oh, finalmente abbiamo fatto un bel carico di legname. Adesso partiamo. Vado. Aspetta. Vediamo se è tutto allacciato. Vado? Sì, vai. Ok, perfetto. E vediamo un po' quanti soldini facciamo. Dovrebbero scappare un bel po'. Ci avevo messo un bel po' di tempo. Però vabbè, vai. Speriamo. Fortunatamente abbiamo il punto di vendita molto vicino. Attenzione qua l'albero. Ok. Andiamo un po' a vendere. Allora ragazzi, praticamente abbiamo scoperto che non bastava passare sopra, ma purtroppo bisogna scaricarlo buttando giù i pezzi appunto di legname direttamente qui, quindi ora abbiamo proprio preso lo Steyr. Sì, infatti più realistico, però è anche un pochettino più difficile da fare, però vabbè, ora vediamo, stiamo provando, poi già abbiamo scaricati, ma ora gli altri vedremo se vediamo se ce la facciamo oppure dai, speriamo, se no tocca toglierli uno a uno. Come vedete i soldi salgono, abbiamo già fatto 20.000 euro praticamente. Oh, perfetto. Okay. E vabbè dai, allora mi ero sbagliato, pensavo si dovesse passare sopra, ma invece bisogna fare in quest'altra maniera. Ora riprendiamo quanto il Deus e lo riportiamo là dietro, così per la prossima puntata siamo già ben pronti. Comunque nella prossima puntata sicuramente andremo a comprare una piccola cippatrice e ovviamente useremo i, diciamo, le punte e le ciperemo. Quindi ovviamente ora abbiamo un po' di punte. Cosa devo decidere nella prossima puntata, perché non sarà una cosa sicura, perché le punte sì, esatto, avendo questo bug che spariscono non è molto realistico, cioè se fosse stato più realistico che le punte non sparivano potevamo comprarla al 100%. Sarà una cosa da decidere, perché infatti quindi vedremo la cipatrice, o il carro, certo, vedremo o prendere il carro quello con la pinza diretta, visto questo bug che non si può scaricare tronchi da direttamente dal carro. Infatti vabbè, comunque scaricare. Vedremo se comprare una piccola cippatrice, poi cipare, fare il cipato attraverso le punte. Beh, in questa puntata direi che questa puntata può finire qui. Comunque abbiamo fatto un bel po' di legna, abbiamo fatto anche 25.000 euro circa. E niente, no, dai. Tra bug e l'altro siamo riusciti a fare un sì, po' infatti, di soldi. Tra qualche bug della pinza, lag e cose del genere, vabbè, ce l'abbiamo fatta. Io ringrazio Michael e noi ci rivediamo grazie con te, un prossimo Abby. Video. Di nulla. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao. Ciao. Yeah.